Amici di Mondo Futsal, buon pomeriggio dal Palazzetto dello Sport di Fondi in campo. Virtus Fondi, calcio a 5 contro ATS, calcio a 5 per il match valevole per la quinta di ritorno del campionato di calcio a 5 Serie B di fronte. Virtus Fondi 3 punti, ATS a 6 punti. Siamo pronti per iniziare la sfida qui al Palasport di Fondi. In avanti il Fondi. Attenzione al destro, c'è il vantaggio da parte della Virtus Fondi con Simone Olleia, 1-0, ancora attacca la formazione maglia blu con il pallone messo al centro e c'è il pareggio da parte di Palermo, 1-1. Palermo, attenzione, scappa ad Olleia, Palermo, il destro, il piazzato di Palermo che termina di poco a lato la chance per il 2-1. Il numero 8 Nurkis per Vacca, Marrupe, zona centrale. Si torna nuovamente da Vacca, poi l'imbucata in avanti, la conclusione spettacolare di Ali Arpe che trova un gol da fantascienza. Ben ritrovati da Davide Mancini per il secondo tempo. Lauretti, piede sul pallone, lì dietro per Olleia. Poi Frainetti, lo scambio bellissimo con Olleia, riesce il triangolo, riesce il pareggio alla Virtus Fondi che aveva iniziato meglio la ripresa, va sul 2-2 con la doppietta di Olleia, l'abbraccio in panchina con i propri compagni. La ripartenza dall'altra parte, da parte di Marrupe che controlla molto bene con il destro, esce Minchella e c'è il gol del 3-2 di Marrupe, torna in vantaggio la TS. Fa vedere Olleia il pallone che era entrato perché era arrivato il tocco da parte del portiere. Le proteste da parte del pubblico di Fede Fondana, c'è stato invece un cambio di rimessa. Ancora Lauretti va a puntare Rocca, sempre Lauretti, la sterzata, il pallone per Frainetti, se lo sposta, la conclusione e c'è il pareggio da parte di Frainetti. Nurkis, Ali Arpe dentro, il pallone che sbatte e poi arriva il gol da parte di Palermo, il 4-3, una carambola vincente, anche fortunato stavolta il giocatore dell'ATS. Serve un miracolo adesso la Virtus Fondi. Ci arriva Lauretti, forse l'ultima azione offensiva. Attenzione, pallone sulla destra per Fainetti, la conclusione, la parata all'ultimo secondo. Finisce qui, vince 4-3 l'ATS. Ma la Virtus Fondi è stata protagonista di una grande partita. E solo un grande Herbie ha negato la gioia del pareggio a Frainetti, da Davide Mancini. È davvero tutto. Grazie ai nostri amici di Mondo Futsal.